Oggi Robertina stava rovistando tra i suoi trucchi e ha avuto una brillante idea. Visto che Roberta e i trucchi viaggiano di pari passo, perché non fare una piccola review? In questo video ho deciso di mostrarvi e di parlarvi dei prodotti della marca Catrice. Oggi vi mostrerò 4 prodotti e se questa tipologia di video vi piacerà, e lo capirò dai mi piace che lascerete qua sotto, in futuro vi mostrerò naturalmente con piacere altri prodotti make-up che compro quotidianamente perché per me, come ben sapete, chi mi segue da tempo, sapete che per me è un'ossessione vera e pura. Ok, bene, oggi review dedicata interamente a Catrice perché sto notando con dispiacere che molte ragazze non conoscono questa marca ed è veramente un peccato perché io la trovo veramente ottima e con prezzi davvero accessibili. Vi mostro i prodotti allora. Questa è una palettina di Catrice e si chiama Absolute Nude. Nella confezione è anche presente questo pennellino per applicare l'ombretto e poi sfumarlo se volete. Io trovo fantastici i colori di questa palette e ve li vado a descrivere. C'è un color dorato, shimmer, questo qui non è opaco ed è il colore più chiaro. C'è un color tortora, questo mi piace da impazzire perché trovo che stia bene sia sull'occhio chiaro che sull'occhio scuro. C'è un marrone normale, un marrone classico, quasi cioccolato al latte. Devo dire che nella parte esterna dell'occhio per creare le sfumature lo trovo perfetto. C'è un color caramello, anche questo devo dire mi piace. Un color marrone scuro classico e un color, io lo chiamo cioccolato fondente. Dovete scusarmi se ho parlato di cioccolato, però io quando ho in mano degli ombretti marroni faccio sempre il paragone per far capire meglio il colore, diciamo, al cioccolato. E ora andiamo a fare lo swatch degli ombretti. Ed eccoli qui, li ho messi anche in sequenza, dal primo più chiaro all'ultimo più scuro. Ed eccoli qua, hanno tutti un'ottima scrivenza, anche il color dorato che è quello più chiaro si vede, nella parte interna lo trovo molto molto adatto. Ed ecco il susseguirsi di tutti gli altri marroni, marroncini. Questa palette con queste colorazioni la voglio consigliare a tutte le ragazze che vogliono mantenere sugli occhi un look molto naturale. Si può giocare con questa palette perché provandola ho sperimentato questo. Si può giocare dal colore più chiaro al colore più scuro, magari creando qualche sfumatura, però zero colori accesi. Sulla palpebra interna, nella zona interna, ho utilizzato il dorato shimmer. Nella parte centrale, la zona intermedia della palpebra, ho utilizzato il color caramello e nella parte finale della palpebra, con tutta la sfumatura anche al di sopra della palpebra, ho utilizzato appunto il nostro cioccolato fondente. E io mi chiedo, che trucco chi è senza mascara? Ecco il secondo prodotto che andrò a mostrarvi. Il mascara Luxury Lashes, sempre di Catrice. E lo testo con voi così potete direttamente vedere il suo effetto sulle ciglia. Come potete vedere ha uno scovolino molto grosso e carico. Inizio a fare una passata, poi vi farò vedere come risulta con 2 passate o 3 o 4, a seconda del vostro gusto personale. L'effetto con una sola passata, sia sulle ciglia superiori che inferiori, è questo qui. L'effetto invece di Luxury Lashes con 2 passate o 3 è questo qui. Quindi ciglia molto più cariche, quasi effetto ciglia finte. Ed ecco il terzo prodotto che voglio mostrarvi. Questa volta è una terra, sempre di Catrice. Si chiama Sun Glow Matte Bronzing Powder Darker Skin. Voi vi starete chiedendo perché l'hai presa per le pelli scure se tu sei bianca come una mummia. L'ho presa perché volevo utilizzarla per fare una sorta di contouring un po' più visibile. Sì, dà un effetto naturale, però è visibile, non è una terra che scompare nel nulla insieme al vostro incarnato. Ora ve la faccio vedere. Io la applico sugli zigomi per fare una sorta di contouring. E come faccio di solito, levo l'eccesso del prodotto e con lo stesso pennello vado a sfumare bene la terra dove l'ho applicata. Ok. Sì, in effetti è una terra molto aranciata per il mio incarnato. Però, amen, volevo provarla.
Siamo arrivati al quarto prodotto, è un blush, l'avete visto anche nel video precedente, testa o croce con mia mamma, è diventato il mio blush preferito, quindi ci tenevo molto a farvelo vedere. Si chiama Multi Matte Blush e ha queste sfumature diverse, va da un colore un po' più scuro al proprio rosa cipria antico ed è veramente fantastico, dà un effetto ultra super naturale e Non diventate Heidi in poche parole, è davvero bellissimo, ve lo consiglio! Eccolo qui! Che carino! A me piace troppo! Sulle labbra ho applicato questo semplice burro cacao all'anguria. Se volete altre recensioni riguardo i prodotti per il make-up, lasciate un pollicino in su, commentate questo video così capirò che siete passati di qua, iscrivetevi al canale cliccando sul mio faccino. Avete fatto? Bene. Grazie a tutti voi per la visione e al prossimo video!